Questa mattina alle ore 12.30 presso la sala consiliare del comune di Avezzano è stata ufficializzata la nuova giunta che affiancherà il sindaco Giovanni Di Pangrazio per tutto il mandato. Il dottor Gabriele De Angelis in qualità di assessore al bilancio e allo sviluppo economico, l'ingegner Patrizia Petricola ai lavori pubblici e innovazioni tecnologiche, l'ingegner Cesidio Pulsoni all'ambiente e alla mobilità, il dottor Eliseo Palmieri alla cultura, turismo, sport e agricoltura, la dottoressa Marina Novelli alla pubblica istruzione e progetti europei, la dottoressa Patrizia De Michelis alle politiche sociali, sanità e pari opportunità ed infine il dottor Ferdinando Boccia alle finanze, patrimonio e legalità. Ricoprirà quest'ultimo anche la carica di vice sindaco. In apertura il sindaco Giovanni Di Pangrazio ha affermato: «Volevamo essere partecipi alla città di Avezzano con persone tecniche ed esperte in tutte le categorie. Avevamo affermato inoltre che non avremmo avuto una giunta di soli uomini. Oggi infatti diffondiamo un grande segnale di cambiamento con l'entrata di 3 donne nella giunta comunale. Ci sarà inoltre un comitato progetti strategici per il territorio, composto da personalità di spicco quali Roberto Cipollone, Quirino Cervellini, Stefano Pallotta, Marcello Sansone, Massimo Lucci, Donato Lombardi, Giovanni Cherubini e molti altri che verranno comunicati prossimamente. La Giunta ha sottolineato che, per tutto l'anno 2012, lavorerà gratuitamente operando per la città di Avezzano. Ed ora diamo un breve sguardo al servizio sull'evento. Di cambiamento all'amministrazione della città di Avezzano. Avevamo detto che volevamo essere partecipi con delle persone esperte, tecniche nelle varie attività lavorative che in questo momento e quindi in tutte le categorie sociali della città. Avevamo detto che andavamo in questa fase, in una fase di rilancio della città di Avezzano, andavamo oltre e al di là dell'appartenenza ai singoli partiti e abbiamo detto che nella giunta non avremmo fatto una giunta di soli uomini, avremmo rispettato quello che è scritto nel programma, è un programma che va rispettato e quindi abbiamo detto almeno 2 donne nella giunta, ci saranno invece 3 donne, ci sono 3 donne nella giunta. Attenzione importante sia diciamo agli uomini che alle donne, quindi questo è quello che avevamo detto, quello che avevamo programmato e quello che ci eravamo impegnati con la città. È una giunta che chiaramente è a disposizione della città, è una giunta che sarà a disposizione del Consiglio e proprio ancora per cambiare l'atteggiamento, il modo di operare, ci sarà un'osmosi molto forte, un collegamento diretto tra giunta e consiglio. Quindi questo è un rapporto molto combinato e molto che andrà diciamo ad essere nel tempo e nel futuro un rapporto funzionale tra giunta e consiglio. Poi, sempre per questa attenzione, questo rapporto che ci deve essere con la città, io fatto il primo consiglio, chiederò ai vari consiglieri che secondo le loro esperienze, le loro attitudini, ma la loro disponibilità proprio a mettersi a disposizione della città, quali sono le prerogative, le peculiarità, in modo tale che possano consentire e permettere al sottoscritto di poter delegare specificamente un consigliere a seguire determinate problematiche.